Non mi ricordo di preciso quando fu, più o meno maggio-giugno 2017, quasi un anno fa, stavo leggendo il post.it, ovviamente per... vedere le stronzate che scrivevano, per monitorare le stronzate che scrivevano, non certo per informarmi dal post.it. C'era nella sezione flash o bits, non mi ricordo come cazzo lo chiamano, questa una breve, no? Come flash sarebbero le brevi per i giornali che non ostentano l'inglese. Con il loro parlare del cazzo, titolavano: "Vi ricordate Claudio Messora? O non vi ricordate BioBlu?" Punto interrogativo. Claudio Messora si lamentava del fatto della nuova politica di Google di demonetizzare la pubblicità ai siti complottisti, e lui rientrava nei siti complottisti in pratica. O forse non era proprio così, comunque Google cominciò a demonetizzare molti video. Insomma, mi ricordo anche che ci fu qualcuno che accolse con dei sorrisetti di compatimento, di scherno verso Claudio Messora, perché loro sì che erano, loro sono, sono dei debunker, i debunker, che tu già dici, uno che si autodefinisce debunker, insomma, sti debunker. Quei sorrisetti, diciamo. Poi sti debunker si sono dovuti rendere conto che debunker e altri escrementi vari, si sono dovuti rendere conto che questa politica di Google non era una politica troppo condivisibile. Ovviamente Google fa come vuole, perché YouTube è una piattaforma privata, non è che è un diritto inalienabile dell'uomo YouTube. Te ne vai su un'altra parte. YouTube comunque, c'è da dire che ha preso sta direzione di essere una mega TV per i bambini, ma d'altronde è sempre stata legatissima al gaming, non che i gamers o il gaming sia sinonimo di demenza. Di per sé lo è, però se collegato a YouTube e a questa nuova generazione di gente che a cui piace guardare la gente che gioca. Pure quando ero piccolo io avevo tanti di questi qui che guardano la gente che gioca. C'avevamo pure noi videogiochi, giocavamo e ci piacevano tantissimo, ma proprio tantissimo. Magari andavi a casa di un amico, invitavi un amico, e il tempo che non giocavi, che dovevi guardare lui che giocava, ti rodeva il culo praticamente, ti rodeva molto il culo, e tu non aspettavi altro che il tuo turno, magari sgomitavi pure, magari lui andava a prendere la Coca-Cola. E tu cominciavi a giocare, diciamo, ho cominciato a giocare, ma tocca a me, devo finire. Questi guardano la gente che gioca. Vabbè. È il segno dei tempi, sono questi i tempi, sono i tempi del mentanismo, dove gli ex bambini sono diventati mentanisti e i bambini...
Vabbè, questa è proprio un'osservazione da vecchio. Quanto riguarda i bambini, perché i mentalisti hanno la mia età. I mentalisti hanno la mia età. I mentalisti stanno tra i 20 e i 40. Quello è l'età dei mentalisti, tra i 20 e i 40. E mentre i mentalisti di 20 hanno la giustificazione, diciamo, una grossa giustificazione di avere 20 anni e quindi di non aver visto Mentana giorno per giorno all'opera, quelli che ne hanno 40 e più, ma anche quelli che ne hanno 30, anche quelli che ne hanno 30, ma soprattutto quelli che hanno 40, il mentalista di 40 anni diciamo, è la forma più bassa di vita, diciamo. Non c'è una forma più bassa di vita del maratoneta quarantenne, perché si presume che se sei un maratoneta, che cosa intendiamo per maratoneta? Intendiamo quelli che hanno come idolo Mentana, no? Se sei un maratoneta, perché lui è il meglio, se sei un maratoneta sei la forma più bassa di vita sulla Terra. Non c'è dubbio su questo, c'è unanimità nel mondo scientifico su questo, non c'è. Perché tu l'hai visto Mentana mentre stava al TG5, anche al TG1 se c'è 40 anni e passa. Quindi il mentanismo proprio, perché stiamo parlando, vabbè, mentanismo. Mentanismo, insomma. A fine 2016 su Twitter scrissi a una maratoneta, le scrissi, però diciamo, non so se fosse una maratoneta comunque, forse non era una maratoneta perché gli ho risposto molto, molto gentilmente. Comunque ho fatto un complimento mentale. Comunque le ho scritto a questa ragazza: aspetta che faccio questo video su Mentana.